tempo. Ma dove vanno ora? Non lo so. Giù. Cioè? E dopo quegli alberi vanno un po' più giù e poi si girano. E che fanno? Corrono e salgono al paese. Corrono? Correndo al galoppo? Sì, sì. Al passo. Questo era l'abito tradizionale di Chievo? Albanese, sì, sì. Albanese. Essendo originario albanese, quindi. E come mai sono diversi questi abiti? Ci sono più abiti, questi sono i classici, sono abiti da come, sì, da cerimoni, ci sono come noi i classici abiti messi a festa, messi. Visto, considerando che là ci sono le varie, i vari paesi, allora chi ha un'usanza, chi un'altra. Vuoi descrivere un po' come si svolge l'entrata dell'alluro al paese? Quindi... Sì, i carri adesso arriveranno qua a circa 600-700 metri, quindi si gireranno, ogni carro prenderà una pianta di lauro e la metterà sul carro, da là partiranno una alla volta, torneranno in paese per poi depositarlo in chiesa. Come vanno al passo, al galoppo? No, solitamente quando in questa circostanza li fanno correre anche un po', magari li faranno fare un 100-150 metri, tanto per così, per usanza, fino davanti alla chiesa. E dopo dei carri verranno i trattori con i rimorchi che porteranno tutto, cioè la scorta dell'aura, e topperanno tutto il paese così per dopo la benedizione del prete. Sì. Quindi, ma che succede? Che il prete dona il prete alla gente lauro? No, sono i carri che lo donano alla popolazione. A ognuno alla sua... poi va sulla sua contrada, quindi ognuno va a prendere la loro e lo va a depositare davanti casa, quindi come segno di a loro, come segno di vittoria, di gloria. E quindi è rimasta un'usanza bella da vedere e poi rimane bella anche per il paese. Quando si fa la benedizione del tarallo? La benedizione viene subito dopo l'entrata dell'alluro. Allora, ci sarà il sindaco insieme alle due damicelle che andranno a prelevare il tarallo e con la banda la porteranno in chiesa, lo porteranno in chiesa, quindi, e verrà depositato, starà 2-3 giorni depositato in chiesa, dopo la festa, dopo della processione, si preleva, si taglierà a pezzetti e verrà dato a tutte le famiglie di Chievo, come vecchia tradizione. Chi l'ha fatto quest'anno il tarallo? Quest'anno l'ha fatto la Proluco. La Proluco? Sì, tutti gli anni ci sono delle famiglie che si iscrivono, magari così lo fanno uno dopo l'altro, danno i nominativi e quindi si fa famiglia per famiglia. Thank you.
proprio là, ci vediamo. Già te la porto papà dei giovanissimi. Sì, falli sta qua, ya. Signore, ma voi prendete solo quello dei giovanissimi, o prendete pure quello degli altri? No, io pure quello anche quello degli altri. Ah, pure quello degli altri. Sì, sì. Basta che vanno tutto bene. Perché mettete questo alluro? È una tradizione perché del paese, per il santo che quando è venuto. Ma porta è venuto fortuna o no? No, no, non è stato il santo che ha portato questo laurea e cosa, allora portiamo. Vuoi un po' che lo vuoi portare? Giovanissimo. E come si fa a riconoscere che è giovanissimo? No, no, perché è il carro. Ognuno è il ha un carro posto. Che sta vestito così. Ognuno un posto dove si va a prendere il laurea. Voi dove, voi, tu sei dei giovanissimi. Giovanissimi. Dove l'avete preso voi il l'alluro? Qua. Ah, qua nella stalla, sì, dei giovanissimi. Ah. Che ne fate poi di questo lauro? Dopo che l'avete... Si secca, si butta, che ne devo? Si butta, si conserva. No, 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 non facciamo niente. Si prende quello che serve in casa, ma e poi dopo. Si prende... Alla... Sì, sì, davanti a casa. Davanti a casa. È un segno, è un segno di festa verso il santo. Perché il santo è stato trovato, l'hanno trovato dei boscaioli nel bosco. Hanno trovato questo santo e allora l'hanno messo su un carro, dice dove si ferma il carro, l'arriva nel santo. È arrivato davanti alla chiesa qui e se è rimasta a Chieuti. Allora con l'auro che si onora il santo. Grazie. Sì, sì, di niente. O no? Quando si secca, quando si secca, quando dopo si... la Pentecoste che si secca, allora si toglie. Sì, 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 sì. Come si chiama innanzitutto? Io mi chiamo Vito Stefano Ciliberto. Come nasce la tradizione del tarallo? Beh, è una tradizione molto molto antica, in sostanza è un po' quello che i nostri avi ci tramandano con, diciamo, l'adorazione al santo. All'epoca c'erano questi casari che sostanzialmente potevano offrire ben poco e il caciocavallo è una di queste offerte, questi doni che si portavano. Prima davano il latte. Esatto, il latte era per la maggiore, quindi magari questo tipo di prodotto poteva essere un prodotto donato in maniera molto semplice senza richiedere grosse cifre, grossi denari. Anticamente chi si occupava di raccogliere il latte e quindi di trasformarlo? Prima ci stavano delle famiglie proprio che facevano... Sì, sì, ma sicuramente si raccordavano presso un unico, diciamo, laboratorio che poi gli permetteva di distribuire questa situazione. Per quanto riguarda invece la manifattura, cioè come veniva fatto, adesso anticamente ci stava questo stampo di legno, adesso è stato fatto uno stampo d'acciaio. Sì, bene, però ci sono delle parti che vengono fatte ancora, ancora a mano. Quali, certo, sono, certo. Quali sono le parti? La treccia più grossa, adesso non so se voi la riuscite a vedere, ma la treccia più grande, con le relative trecce piccole, i cestini, tutta una serie di decorazioni, diciamo, che non sta
stampo, il cavallo stampo. Invece il diavolo sotto no. Il drago. Viene fatto, il drago. Viene fatto a mano. Viene fatto sì, a mano. Gli uccelli. Thank you.